Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. È arrivata al porto di Ancona la nave Costa Magica con a bordo l'equipaggio composto da persone contagiate dal Covid-19 ma asintomatiche. Nessuno potrà scendere fino a quando non si avranno gli esiti dei tamponi. Il servizio di Simona Zonghetti. Nessun serio problema per la sicurezza della città. Ha tranquillizzato i cittadini il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, presente alle manovre di attracco della Costa Magica, la nave lunga 272 metri di costa a crociere con a bordo 130 membri dell'equipaggio positivi al coronavirus. Il colosso, scortato dai mezzi della Guardia Costiera e delle Fiamme Gialle, è approdato alle 8.30 alla banchina 19.20 del porto. Inizialmente la nave ospitava oltre 1.000 persone, parte delle quali già sbarcate a Miami. A bordo sono rimasti in 617, di cui 44 italiani, che ora non potranno né entrare in città né avere alcun contatto con chi è presente all'interno dello scalo dorico. Inoltre sono già attivi un sistema di videosorveglianza con 4 telecamere e un servizio di guardiani sotto bordo. Nessuno scenderà a terra e nessuno ci avrà modo, neanche per sbaglio, di poter contagiare qualcun altro. Mano a mano che verranno fatte le verifiche, le persone che risulteranno non positive o comunque non sicuramente non contagiose verranno fatte sbarcare, ma non alla spicciolata in cui ognuno può, anche senza volerlo, disperdersi per la città. Verranno, mi si passi il termine perché parliamo di persone, verranno impacchettate da Costa Crociere a sua cura e a sue spese a bordo, a piede nave, diciamo così, e portati alle destinazioni a casa loro. Peraltro questa è la 12ª nave della Costa Crociere che rientra in Italia e che era stata sorpresa come le altre dalla pandemia in giro per il mondo. Un porto è un porto e accoglie le navi. Sui 130 contagiati è poi intervenuto il direttore dell'Asur Marche, Nadia Storti. Si tratta di personale giovane, ha precisato, quindi meno a rischio. Sono risultati positivi ad un test rapido, poco attendibile. Abbiamo visto che si tratta di persone che in questo momento non hanno nessun sintomo. Quindi la fase acuta che hanno avuto in passato si è decisamente risolta. Tutti i passeggeri sono stati, quelli risultati positivi, isolati nelle cabine esterne, non hanno avuto più contatto con il resto dell'equipaggio, addirittura il pasto è stato somministrato nella propria cabina, quindi non ci aspettiamo dei grossi problemi da un punto di vista sanitario. Lo screening verrà fatto tenendo conto proprio del tempo necessario per farli rimbarcare, in modo tale che non rimangano il meno possibile all'interno della nave. Questa mattina è stato effettuato un primo sopralluogo per valutare la situazione sanitaria. Domani poi avrà inizio l'attività dei tamponi. Occorreranno 12-24 ore al massimo per processare i test nel corso di ogni giornata. Io non credo che Ancona e gli anconetani avevano il coraggio di girare la faccia dall'altra parte. E ci siamo presi delle responsabilità, logicamente, assolutamente dentro le regole, assolutamente dentro la sicurezza, assolutamente dentro la rassicurazione per tutti. Sono navi italiane dentro un problema mondiale, hanno bisogno di essere in qualche modo riportate a casa e soprattutto i lavoratori riportati a casa. E altre 21 persone sono state sanzionate nella provincia di Pesaro e Urbino. Ieri le forze dell'ordine hanno eseguito oltre 1.300 controlli per la verifica del rispetto del divieto di spostamento. Un cittadino è stato anche denunciato. Inoltre nella stessa giornata sono state controllate quasi 500 attività commerciali senza contestare illeciti. Il settore del turismo è in forte difficoltà, conseguenze inevitabili si ripercuotono anche sulle tante strutture ricettive presenti a Fano. Gli albergatori si mostrano preoccupati per il futuro delle proprie attività. Sentiamo e vediamo il servizio di Francesco Salvago con le immagini di Filippo Pucci. La maggior parte delle strutture ricettive sono chiuse. Nelle Marche, così come a Fano, la situazione si fa sempre più complicata in vista dell'imminente stagione alle porte. Il turismo diventa una delle partite più difficili da affrontare, si basa per definizione su contatti fisici, che spesso sono inconciliabili con il distanziamento sociale, da mantenere in vista della fase 2 disposta dal governo. Se a Fano si sta adoperando per trasformarsi in una delle prime località turistiche Covid-free, adottando un protocollo
protocollo di sicurezza da un team di esperti, la situazione degli albergatori locali attualmente è molto preoccupante. Questa è la situazione che si presenta a fine aprile. Quasi la maggior parte degli alberghi situati qui in Viale Adriatico a Sassonia di Fano sono totalmente chiusi. Iniziamo il nostro racconto partendo da una zona della città con forte presenza di alberghi, dove in questo periodo, in tempi normali, molte strutture iniziavano già a ricevere diverse prenotazioni. Ora incombe il silenzio. Alcuni proprietari si adoperano per svolgere la manutenzione ordinaria con la speranza di poter ripartire il prima possibile, come Mario, che da 51 anni di attività si è completamente dedicato al suo lavoro. Non sappiamo cosa fare. Le poche prenotazioni che si erano vengono annullate, non sappiamo come e quando aprire, riaprire, perché io sono non stagionale ma annuale. Per quanto riguarda l'Hotel Excelsior, quasi sicuramente non si riaprirà. L'Hotel Angela e l'Hotel Borivage hanno grosse difficoltà ad aprire, anche perché quelli che devono essere le prescrizioni ci sembrano una in contrasto con l'altra. Molti albergatori si trovano a fare i conti sulle perdite, sulle disdette e sulle prossime norme di sicurezza da adottare non ancora definite. Solo disdette, ultimamente sì, qualche prenotazione per il mese di agosto, qualcuno a luglio, però è un calo drastico, quindi... Se può tradurre questo calo di prenotazioni in percentuale, a quanto ammonterebbe? Ah, il calo, sono l'85% del calo, cioè proprio netto. Il suo albergo è aperto, come vi state organizzando anche per ospitare eventuali clienti? Ci siamo organizzati completamente da soli, siamo io, mio figlio, mia moglie, mia figlia che ci diamo una mano in cucina, quindi non abbiamo bisogno del personale aggiuntivo e cerchiamo di limitare al massimo i costi. L'emergenza sanitaria ha provocato la paralisi dell'intera filiera che genera circa il 12% del PIL italiano. Secondo le stime elaborate da CNA, nel primo semestre del 2020 i ricavi del turismo subiranno una contrazione del 73%. Intanto Federalberghi lancia un grido di allarme e invia al governo un protocollo nazionale per la prevenzione. Deve essere ben preciso come naturalmente i bagnini, come naturalmente i negozi, i commercianti, però noi abbiamo bisogno di un disciplinare esatto. Noi puntiamo tutto sul turismo nazionale, è vero, però anche il discorso che riaprissero presto, naturalmente con le cautele, le altre regioni, perché noi non possiamo fare il turismo con quelli di 50 chilometri. E vedere le strutture chiuse è molto negativo. Noi puntiamo molto sul discorso dei soldi a fondo perduto. Questa mattina il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato un'ordinanza che modifica gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato. Apertura che sarà consentita dalle 8 alle 21, mentre per l'attività di asporto sarà possibile dalle 7.30 alle ore 22. Sarà vietato quello di sole bevande, mentre venerdì 1 maggio i negozi potranno rimanere aperti. L'ordinanza sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino a nuove disposizioni. E questa sera molti di questi commercianti protesteranno accendendo le insegne, tirando su le saracinesche contro il nuovo DPCM del governo, un intero settore che ormai è allo stremo ed è messo in ginocchio. Noi abbiamo intervistato il rappresentante di questa nuova associazione di commercianti. Noi abbiamo avuto innanzitutto la voglia di metterci insieme da un pochino di tempo e siamo diventati molto molto numerosi e quindi siamo arrivati a prendere in mano una valutazione oggettiva della cosa. Abbiamo pensato di lanciare un flash mob nazionale con un manifesto di intenti e quindi diciamo che questo flash mob stasera alle ore 21 vuol dire che ogni proprietario del proprio locale, della propria attività, va presso proprio la sede e accende le luci con queste attività purtroppo vuote, svuotate da questo dramma e andremo a manifestare la nostra forza morale, deontologica e anche il disappunto per poche risposte arrivate negli ultimi tempi da parte delle istituzioni. Domattina raccoglieremo l'impegno di tutti i titolari con il gesto di portare una chiave simbolica dell'azienda
che ovviamente rappresenta tutta la forza e il cuore delle aziende, e con queste andremo dal sindaco in tarda mattinata a consegnarle, proprio dando il messaggio forte ma emblematico di quanto sta accadendo e della drammaticità e della voglia di chiarezza, la voglia di risposte e la voglia di ripartire. Se c'è una cosa che in questo momento, tra le tante che di cui avreste bisogno, vorreste da subito, se la possiamo dire, ce n'è una che vorreste subito? Beh, in realtà qui tutto il nostro gruppo, denominato Ristori Italia, nato spontaneamente con grande veramente partecipazione, cuore e anima, le cose discusse sono tantissime e ovviamente tantissime sono giuste. Forse una delle cose principali che vorremmo, da un punto di vista sempre il baluardo è la salute, il rispetto di tutti, di tutto quello che sta accadendo, la salute, il rispetto di chi purtroppo ha avuto disagi ancora più difficoltosi rispetto a questi altri che stiamo argomentando. Quindi prima di tutto vogliamo delle risposte chiare, poche, sul fatto economico. Secondo, le tempistiche. Perché non ci deve mai essere, come abbiamo detto, con massimo riserbo e senza nessun rimorso, abbiamo detto non vogliamo oltre il danno la beffa. Quindi se ci si dica in maniera esaustiva le tempistiche, quali sono le percorrenze, perché poi tra l'altro il governo si è dimostrato pronto ad intervenire a livello nazionale, a reti unificate, ma spesso non comportava una complementarità con quello che noi abbiamo trovato in istituti bancari piuttosto che anche con amministrazioni, che capiamo il disagio di tutti, però effettivamente bisogna essere più efficaci, più veloci, perché noi vorremmo delle risposte economiche oggi e non fra 6 mesi. Poi magari ne avremmo altre fra 6 mesi di altra natura, ma oggi dobbiamo sopravvivere, dobbiamo ripartire. E una cosa, se mi consenti, è anche quella della sanificazione, della chiarezza in questi termini che stiamo cercando, perché non potremmo arrivare ad aprire le nostre attività senza sapere esattamente prima come gestirci, attingendo e ovviamente essendo corretti nel quello che riguarda le leggi. E adesso andiamo a Pesaro, dove dal prossimo 4 maggio il sindaco Matteo Ricci ha deciso di riaprire i cimiteri, i parchi e gli sgambatoi per gli animali. Lo ha reso noto appunto il sindaco dopo la giunta comunale. I numeri saranno contingentati per le persone che entreranno, altrettante ne dovranno uscire. Ci sarà l'obbligo di distanziamento sociale e l'indicazione di indossare le mascherine. Stiamo elaborando un piano, ha detto Ricci, parco per definire gli ingressi massimi. Ci sarà una vigilanza durante tutta la giornata con l'aiuto di polizia locale, protezione civile e i volontari dei quartieri. La stessa cosa faremo per gli sgambatoi, con un numero massimo di persone e di cani che possono entrare. Nei prossimi giorni, ha concluso il sindaco, il piano verrà presentato nei dettagli. Il Comune di Senigallia ha avviato questa mattina la distribuzione di mascherine prodotte e donate da 2 aziende del territorio, la Ianco di Corinaldo e la FP di Senigallia. Si tratta di oltre 1300 pezzi che andranno a famiglie che hanno tra i loro componenti persone affette da forme di disabilità. Le operazioni di consegna, coordinate dal Centro Operativo Comunale, sono svolte dai volontari della Protezione Civile. Sono prorogati di 90 giorni nelle Marche i termini per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e del controllo d'efficienza energetica degli impianti termici in scadenza tra le date del 23 febbraio e quella del 30 giugno. Lo stabilisce l'ordinanza 25 firmata oggi dal Presidente Luca Ceriscioli. L'attività di ispezione degli impianti termici, quindi delle caldaie, è inoltre sospesa fino al 31 luglio, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall'accertamento documentale dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica. Oltre 8.000 euro in sole 2 settimane è la cifra che i cittadini, associazioni e aziende di Bellocchi di Fano sono riuscite a raccogliere grazie al progetto Bellocchi Comunità. Si tratta di un'iniziativa ideata da 8 realtà che operano nel quartiere alle porte di Fano e che hanno deciso di aiutare i residenti alle prese con le difficoltà economiche dovute all'emergenza coronavirus.
autobus. Invece Fisherman Club Fano, un'associazione sportiva che si occupa di pesca, ha donato 1.500 euro all'ospedale Santa Croce di Fano attraverso una raccolta fondi promossa dalla Confcommercio locale. I contributi saranno destinati all'acquisto di attrezzature mediche e presidi di prima necessità. E anche la Federcaccia, l'associazione che raggruppa i cacciatori marchigiani, ha contribuito, ha donato 26.000 euro alla Regione Marche per realizzare il nuovo ospedale, il nuovo polo ospedaliero Covid temporaneo, dotato di 100 posti di terapia intensiva che si sta realizzando a Civitanova Marche. Non è stato l'unico gesto di generosità compiuto dalla Federcaccia, infatti la sezione provinciale di Ancona ha donato poco più di 30.000 euro nelle prime fasi dell'emergenza ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Fabriano, Iesi e Senigallia. Inoltre 21.000 euro sono stati suddivisi fra gli ospedali di Pesaro Urbino e il coordinamento del 118 e diverse altre migliaia di euro sono stati all'ospedale di Camerino e quello di Torrette. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento domani mattina alle 7.45 con Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno. Arrivederci.